Dottor Paolo Petralia, siamo al terzo e ultimo tavolo tecnico che ha lavorato questa mattina e con il tavolo di Paolo Petralia, medico e direttore generale dell'ASL 4 Ligure, ci siamo chiesti come aiutare le persone. È un piacere poter riportare quello che è stato il lavoro del nostro gruppo, gruppo multidisciplinare, multiprofessionale, come ormai siamo usi dire, e che ha lavorato su un livello, come dire, diverso dai due precedenti. Ha cercato di astrarre i saperi, le competenze, le esperienze sul tentativo non di costruire una risposta, sarebbe stato azzardato e presuntuoso, ma di condividere alcuni elementi che potessero essere utili a tentare di leggere il sistema in maniera appunto sistematico e sinottico. E da questo punto di vista siamo partiti proprio da quei concetti fondativi che Sua Eccellenza l'Ambasciatrice ha espresso nei suoi saluti iniziali, molto di più che saluti, nel suo ragionamento iniziale che ci ha proposto. Al centro ci sta la persona, ma questo rischia di essere uno slogan se non mettiamo il senso di queste parole fondato sul significato antropologico, ora si dice umanocentrico, e sul significato relazionale che proprio la definizione di persona porta con sé. Individui di natura razionale che però nel loro interagire si costituiscono persone libere di agire volontariamente e consapevolmente. Perché dico questo? Perché al di là del fatto che avevamo esperti e contenuti di etica anche all'interno del nostro tavolo, abbiamo creduto giusto e prospettico partire da qui per costruire un'idea di modello che non avesse la pretesa, dicevo, di essere il modello, ma semplicemente uno spunto di sintesi su cui poter sistematizzare a partire dalla realtà le prospettive che tutti noi siamo, come dire, chiamati a costruire. Il secondo ragionamento, sempre in termini di prospettiva concreta ma realizzabile e sostenibile, sono le differenze. Noi non possiamo pensare di unificare i modelli, ahimè, tantomeno di centralizzarli e calarli poi dall'alto nelle realtà. Ma viceversa crediamo che sia necessario partire bottom up dalle esperienze delle persone, dalle esperienze delle comunità, aggiungo anche dalle esperienze delle aziende sanitarie, che ciascuna in modo differente, a seconda delle latitudini, a seconda delle risorse, a seconda delle caratteristiche delle popolazioni, interpretano dei comuni standard in modelli adattati alla realtà. Allora, questo adattamento alla realtà noi crediamo che sia importante, che sia preservato, nella logica di costruire appunto possibilità che si differenziano nei territori, si differenziano per le caratteristiche date, ma anche rispetto all'obiettivo che noi poniamo. Vogliamo avere un percorso o vogliamo avere percorsi? Vogliamo avere un PDTA unico per tutti o vogliamo avere dei PDTA diversificati in questa prospettiva? E allora ecco che siamo andati nel dunque del nostro ragionamento e abbiamo costruito un pensiero, se le diapositive riesco a farle andare avanti, era andata ma non va più, chiediamo aiuto, ecco. Comunque siamo andati avanti nella logica di proporre un modello per il paziente cronico. Cronico è stato ampiamente detto, 4 persone su 10, il 40% della nostra popolazione ha almeno una patologia cronica oggi in Italia, 2 su 10, cioè il 20%, ne ha almeno 2. Quindi rappresentando chiaramente la moltitudine di riferimento più consistente, ci siamo orientati su un'idea. Ma possiamo davvero migliorare e semplificare la vita delle persone, aiutandole a mantenersi in salute? Perché noi sappiamo bene che promuovere la salute del cittadino significa prendersi cura prima che curare il paziente. E ha detto ancora una volta la signora ambasciatrice molto chiaramente: non curiamo la malattia, ma ci prendiamo cura del malato. E allora in questa prospettiva, come aiutare la signora Maria e il signor Mario? Perché noi di questi parliamo, della signora Maria e del signor Mario. Come possiamo aiutarli a entrare in relazione con un sistema dentro al quale debbono trovare le risposte? Risposte che possono essere e debbono essere differenziate a seconda degli obiettivi.
perché certamente l'obiettivo di migliorare il loro stato di salute è l'obiettivo primario, ma dentro a questo poi dobbiamo capire che piano di salute noi gli proponiamo. Un piano solo di cura di malattie, un piano di prevenzione prima che di cura, un piano addirittura di promozione del benessere là dove vivi e nelle relazioni che vivi. E allora ecco che la strategia globale e una visione condivisa su cui costruire le progettualità ci sono sembrate innanzitutto le chiavi di lettura da proporre prima ancora che progettare, prima ancora che pensare, perché mancando queste manca quel pavolum comune che può davvero garantire un orientamento solido, prospettico al nostro ragionare. Ma naturalmente poi dobbiamo garantire salute, assistenza e cura, che sono le prerogative fattuali del nostro produrre, costruire salute. E nell'essere costruttori di salute, qualcuno dice altre cose riferite ai sanitari ultimamente, ma noi diciamo costruttori di salute, noi abbiamo pensato che i bisogni di salute innanzitutto siano quelli da garantire. Di bisogni di salute ce ne sono tanti, ne abbiamo individuati alcuni che nella logica del paziente cronico, ricordiamoci che di quello parlavamo, ma soprattutto nella logica, nella prospettiva del signor Mario e della signora Maria, potessero essere fruibili e spendibili nella costruzione di un modello efficace e efficiente di risposta. E allora i controlli periodici, certo, controlli periodici che, come noi sappiamo essere differente il telecontrollo dal telemonitoraggio, controlli periodici che ci danno non solo appunto un sistema di alert piuttosto che di notizie, ma ci danno una periodicità di incontro con i professionisti che garantisce una presa in cura e in carico ordinata, misurata e quindi anche efficiente. A me piace meno parlare di spreco quando si può parlare di miglioramento. Non perché non ci sia dello spazio per crescere e per sviluppare miglioramento, ma perché la parola spreco induce immediatamente a una visione negativa di ciò che si sta facendo. E magari invece non è solo negativa, magari è parziale o ancora limitata negli strumenti, ma certamente evolvibile in crescita, in sviluppo, in miglioramento appunto. Le aderenze alle terapie, dico nulla perché è troppo ovvio cosa può significare questo, ma oggi abbiamo col digitale strumenti di televigilanza, di telecontrollo, di telemonitoraggio dell'aderenza terapeutica che certamente possono essere molto adiuvanti in questa prospettiva. E le terapie mirate, personalizzate, torneremo sul concetto di personalizzazione, fino ad arrivare a raccomandazioni sia sugli strumenti preventivi che sugli strumenti curativi. Ma soprattutto restano importanti gli stili di vita dal punto di vista della promozione della salute e gli interventi puntuali di cura nel momento in cui abbiamo una patologia su cui intervenire. E allora abbiamo ragionato su dei principi. Questo modello, uno tra tanti, che voleva avere lo sforzo da parte nostra di essere arricchito di saperi, di esperienze, di punti di vista, su quali principi si può reggere? Innanzitutto partire dai bisogni, dalla centralità e dalla dimensione di personalizzazione della singola persona, del signor Mario e della signora Maria. Lo riaffermiamo con forza, quello è il piano e qui è la novità. Un modello che non è uno standard, comune a tutti, applicabile ovunque, ma il piano del signor Mario e il piano della signora Maria, che con il digitale viene ad essere possibile, viene ad essere reso attuabile, perché solo attraverso il digitale, l'ecosistema digitale, che noi possiamo raccogliere informazioni, dati e metterli a disposizione per poterlo fare essere davvero un piano esigibile di salute, applicabile, misurabile, realizzabile. Abbiamo detto quindi sulla persona, ma personalizzare a questo punto vuol dire customizzare? Non soltanto, vuol dire rendere specifico di quella persona con tutte le dimensioni del suo essere psichico, del suo essere fisico, ma anche del suo essere spirituale, dei suoi bisogni più ampi, della sua capacità e volontà di vivere relazioni, sono quelle che lo definiscono persona, e quindi che gli consentono davvero di costruire salute a tutto tondo. E ancora garanzie di equità di accesso e di percorso, perché è quanto mai urgente ricordare che tutto questo deve poter avvenire a tutte le latitudini. Noi sappiamo che abbiamo 4, 5, 6 anni di differenza di aspettanza di vita tra le latitudini inferiori e le latitudini superiori del nostro paese.
da Reggio Calabria a Bolzano, e questo chiaramente denota una differenza di equità di accesso ai servizi importante. Gli strumenti, perché per realizzare dei principi che rispondano a dei bisogni abbiamo bisogno di strumenti, e noi abbiamo cercato di capire come il digitale potesse piegarsi a questo scopo. Strumenti, non fini, non obiettivi, strumenti. E allora certamente la piattaforma digitale multidisciplinare, dove piattaforma sappiamo tutti cosa significa, digitale ancora di più, multidisciplinare, non ci dimentichiamo mai che nulla può essere esclusivo di una singola competenza, quindi multiprofessionale, multidisciplinare, ma anche multistakeholders se vogliamo, in quella dimensione di community building che ci richiama tutti a concorrere alla costruzione di un benessere finale. In questo senso la piattaforma multidisciplinare può essere un luogo, uno strumento, dove poter convergere per realizzare quello che dicevamo, con strumenti più di dettaglio. Di app ne abbiamo appena avuta una esemplificazione, come dire, virtuosa del come può essere utilizzata, ma anche dal punto di vista degli strumenti più cyber, human cyber si è detto, no? nel campo poi delle nanotecnologie, nel campo della genomica, delle omiche, quanto si può fare per rendere questo attuabile? Anche andando ovviamente nella logica di tutela, protezione, sicurezza, che sono tutte quelle dimensioni che noi dobbiamo aggiungere e mantenere sempre vive a fianco del nostro agire. E arriviamo allora a un punto nodale. Ebbene, e tutto questo quindi chi lo fa? Un modello del genere, per non restare teoria, per non restare dichiarazione di intenti, come può essere calato a terra, come si dice di questi tempi? Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno certamente di un team, di un gruppo, di un modo di gestire che superi l'individualità e che costruisca nelle relazioni quella medicina di comunità che per definizione significa di relazione. Perché comunità che cosa significa? E noi abbiamo la medicina di comunità, l'ospedale di comunità, la casa di comunità. Ma che cosa vuol dire se non lavoriamo insieme, costruiamo relazioni insieme per andare su uno scopo e su un obiettivo unico? E questo obiettivo unico è un coordinatore, deve esserci un case manager. Sono 30 anni, 40 anni, io mi sono specializzato nel 1996, ahimè, in medicina preventiva e igiene, con una tesi sull'integrazione sociosanitaria nell'ospedale territorio. Era il 1996. Come dire... Mi dispiace, no? Ricordare che sono passati 40 anni e momenti e siamo in una logica di ancora discutere se abbiamo le unità di valutazione multidimensionali o non le abbiamo, se abbiamo la capacità di coordinarci, se abbiamo la prospettiva di realizzare davvero integrazione. Noi abbiamo pensato che questo sia assolutamente necessario e centrale. E vado a concludere perché tutto questo realizza un piano individuale, personalizzato, dove individuale vuol dire uno. Ma personalizzato vuol dire a misura di persona, nella logica che descrivevo prima. La riassumo dicendovi che è un modello, non il modello, ma un modello che ci sembra poter rappresentare tutto quello che abbiamo descritto, con al centro il piano individuale di salute, con gli input che vengono da casa, dall'ospedale, dal pronto soccorso, dal territorio, dagli stili di vita, cioè da tutte le forme, di tutti i setting, no? di vita, e che intorno a questi raccolgono dati, informazioni, prima delle malattie e quindi delle specialità che si occupano di quelle malattie, tutto convergendo su un ecosistema digitale in cui i dati e le intelligenze artificiali permettono di mettere a disposizione su gradienti diversi in funzione della stratificazione della popolazione, del suo rischio, dei suoi bisogni, dei suoi stili di vita, appunto, in funzione di tutto questo mettere a disposizione un sistema davvero a misura di persona. Noi ci siamo lasciati con la prospettiva fiduciosa che questo possa essere il modo per salvaguardare da una parte la persona al centro nel suo profondo significato e dall'altra il futuro più avanzato con la tecnologia, il digitale, le intelligenze artificiali, ma a servizio della persona.